È un'estate interminabile a Vieste e in generale sul Gargano, ma molti stabilimenti balneari hanno già chiuso i battenti. Chi invece crede che la stagione può continuare è Pasquale Tatalo del Lido San Lorenzo di Vieste. Ecco, lei sta dando un segnale forte anche ai suoi colleghi che solitamente ad inizio settembre chiudono i propri lidi. Invece qui l'estate può continuare anche fino ad ottobre. Io credo proprio di sì. Perché puntare sulla destagionalizzazione e poi tenere immancabilmente le strutture balneari, le strutture ricettive chiuse, non mi sembra neanche più il caso di parlare di destagionalizzazione. Come ben vedete, gli ombrelloni sono ancora aperti perché anche immagine di apertura, tenerli, toglierli del tutto significa che si aggiunge al termine e quindi non dà un senso di operatività. E quindi la gente continua a venire al mare? Certo, certamente, vediamo ancora delle buone presenze di stranieri, italiani, tra questi anche qualche pentolare, quindi è bene anche dare a questa gente questa opportunità di poter trovare ancora strutture e stabilimenti balneari operativi. Se vengono qui a Vieste per visitare la nostra meravigliosa località, è bene dare anche questi ulteriori servizi a questa gente. Lei quando chiuderà? Noi, come sempre, ormai programmato da anni, la chiusura avverrà verso fine ottobre. Fine ottobre sarà il nostro periodo di chiusura. Oltre no, perché poi ci sono chiaramente i tempi per poter iniziare con la manutenzione, quindi in ogni caso non riusciamo ad andare oltre, però i tempi ormai da anni sono quelli di fine ottobre. Quindi un'estate lunghissima al Lido San Lorenzo, ma soprattutto per far capire che le città turistiche devono fare così. Tenere gli ombrelloni aperti significa dare più risalto ad una città turistica come Vieste. Sicuramente sì, hai detto bene. Quando si parla di destagionalizzazione significa operare anche in sinergia, operare tutti quanti insieme. Destagionalizzare non significa dare un senso di apertura solamente del stabilimento balneare, ma dobbiamo essere un po' tutti quanti a remare verso la stessa direzione.